il capo di terza classe nocchiere Claudio Tiana, vengo da Scano Montiferro, un piccolo paese in provincia di Oristano. Qua a bordo del Vespucci è la mia terza campagna. A bordo della nave svolgo il ruolo di capo albero maestra durante la navigazione e durante il periodo di sosta ai lavori svolgo invece il ruolo di sottordine alla veleria, al reparto veleria. La veleria si occupa generalmente della manutenzione delle vele, la manutenzione ordinaria. Invece a bordo la manutenzione viene svolta dal reparto marinaresco, sempre addetto alla veleria, per eventuali emergenze. Ad esempio quando gli sferzi, sarebbero praticamente i pezzi di tela o lona che compongono la vela, si usurano a causa degli agenti atmosferici, del mare e della pioggia, le vele vengono portate giù in coperta e vengono praticamente selezionati i pezzi di sferzo usurati o marci, la vela viene sguarnita, quindi viene privata del suo perimetro di canapa, i pezzi vecchi di sferzo vengono sostituiti con quelli nuovi e i nocchieri addetti provvedono alla cucitura degli sferzi. La cucitura viene in diverse fasi. C'è prima un'imbastitura effettuata tramite l'ausilio della macchina da cucire, successivamente gli sferzi vengono fissati l'uno con l'altro con il filo cerato, un tipo di filo speciale che ha una patina di cera nella sua struttura che permette appunto una resistenza maggiore rispetto a un filo normale. Successivamente, una volta terminata la procedura di cucitura degli sferzi, la vela viene riguarnita, praticamente viene ricucita la canapa attorno al perimetro della vela stessa e poi la vela può essere pronta per un successivo riutilizzo. I nostri strumenti, quelli che utilizziamo noi velai per la cucitura, sono, a parte il filo cerato di cui ho già parlato, sono anche il guardiapalmo, che praticamente sarebbe la nostra protezione, è fatto di cuoio e ha un bottone all'interno. Solamente i velai lo possiedono e ne hanno praticamente uno solo. Questo è il nostro strumento di lavoro. Sono sottocapo nocchiere di Forza Alessandro e sono qui da circa 7 anni. Nelle fattispecie sto cucendo una vela, il fiocco, fatto interamente da noi. E niente, metto dei punti a mano e cucio la relinga l'infinitura. Sono il capo di terza classe nocchiere Gian Maria Tedesco. Io sono il braccio destro del nostro uomo e mi occupo appunto della gestione dei materiali. Provate a immaginare se gli agenti atmosferici non sono abbastanza clementi con noi. Abbiamo fatto arrabbiare il mare e quindi le nostre vele hanno subito qualche strappo e le nostre cime hanno bisogno di qualche manutenzione. Qui abbiamo tutto quello che ci occorre per ripararle. Immaginate quei 24 km di cima che sono lassù. Ok, qui abbiamo ogni singolo chilometro per ripararle. Abbiamo anche la possibilità di creare dei piccoli bozzelli, fare tantissime riparazioni. E nulla, è tutto quello che ci serve appunto per rendere bella questa nave, per far sì che continui a solcare i mari per molto molto tempo ancora. Sono il capo di seconda classe TLC Gregori, ho appena alzato il nominativo internazionale di nave Vespucci, Indy Alpha Bravo Juliet. Faccio parte del reparto operazione della componente plancia, mi occupo della condotta nave e dell'addestramento del personale TLC di bordo. Sono il sottocapo di seconda classe elettricista Pasquale Lubrano Lavadera. Sono imbarcato in questa unità dal 2004, questo per me è oramai l'ottava campagna. Vi dico una particolarità di questa nave: mentre gli organi che abbiamo a poppa sono manuali, cioè vengono messi in moto tramite la forza dell'uomo, quest'organo qua di prora, che ci serve per salpare l'ancora, è elettrico. Lo muovo tramite questo volantino, che praticamente
tramite delle dinamo di vita corrente. E questa è una particolarità di questa nave che è unica nel suo genere. Sono il capo di terza classe nocchiere OSAC Matteo Evangelisti, quindi a bordo di nave Spucci, oltre a fare nocchiere, faccio anche parte del nucleo OSAC di bordo. Noi siamo quattro subacquei brevettati in Marina Militare che effettuiamo immersioni di sicurezza sotto l'unità, quindi nell'opera viva dell'unità. Questo tipo di immersioni servono comunque per garantire un più alto livello di operatività della nave sia in porto che anche all'estero, quindi noi interveniamo in caso di problemi e di difficoltà della nave per garantirne appunto di continuare quella che è poi la missione, la navigazione che deve effettuare. Sono il tenente di vascello del corpo del generale Mario De Biase, ho 33 anni e sono un ufficiale tecnico. Io coordino una serie di uomini tra sottufficiali e sottocapi, oltre 70 unità, proprio per garantire l'efficienza tecnica al comandante della nave. Ho il compito di addestrare gli allievi dell'Accademia Navale. Gli allievi vengono addestrati da un punto di vista puramente tecnico, per capire cosa significa diventare ufficiale del corpo del genio navale. Sono il comune di prima classe Piras Duca. Vengo dalla Sardegna meridionale e il mio paese è Cortoiana. Sono a bordo di nave Vespucci da circa 5 mesi. Faccio parte dell'equipaggio di questa nave e sono uno dei più giovani membri, sia come imbarco sia come età, appunto perché ho 20 anni. E sono addetto alla sala consiglio. Sono il sottocapo di seconda classe Alessio Casone, ho 31 anni e vengo da Taranto. Sono addetto alla sala consiglio e maestrino di bordo. Il lavoro qui è abbastanza intenso durante tutta la campagna. Soprattutto quest'anno abbiamo avuto, con l'occasione della festa della Marina il 10 giugno e con l'80° anniversario del varo dell'Amerigo Vespucci, nonché del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere a bordo il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Quindi potete ben capire che è stato una delle massime cariche ad aver solcato la porta della Sala Consiglio. Sala Consiglio che è una sala originaria del 31, quindi tutti i legni, tutti i marmi, ogni dettaglio è curato e preservato nel tempo. Il nostro compito è un compito molto pesante, ma che dà tantissime soddisfazioni e siamo fieri di far parte dell'equipaggio di questa vecchia signora. Sono capitano di corvetta Alberto Tarabotto e dopo le prime esperienze di comando di una nave e del sommergibile Shiré sono stato assegnato alla formazione. Ora sono il comandante della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno ed il 5 luglio con i 111 allievi che ho l'orgoglio di comandare sono imbarcato su nave Vespucci per vivere la campagna addestrativa 2011. Tale esperienza rappresenta un importante traguardo per ciascun allievo dell'Accademia. È il coronamento di un intenso anno di studi e di formazione etico-militare svolta all'interno dell'istituto. Nave Vespucci, come da 80 anni e come anche io 19 anni fa da allievo ho potuto provare, ha saputo anche quest'anno trasmettere il proprio messaggio formativo. È proprio qua, infatti, che tutte le generazioni di ufficiali di Marina hanno ricevuto il loro battesimo del mare. Hanno imparato quei rudimenti dell'essere marinaio che rappresentano l'elemento indispensabile per poter aspirare a diventare un ottimo ufficiale. È attraverso il sacrificio, lo spirito di gruppo, che ciascun allievo si confronta con i propri limiti e impara qui a superarli. È proprio attraverso l'esperienza di mare che si mettono in pratica tutte quelle conoscenze acquisite durante l'anno a terra. Sono il sottotenente di vascello delle cabine di porto di Canaddeo. Il momento che si sta svolgendo alle mie spalle è quello dell'assemblea mattinale. È uno dei momenti più formali della giornata. Esso si ripete ogni giorno, sia a bordo che negli enti a terra. Il mio ruolo a bordo di nave Vespucci è quello di sottordinare agli allievi della prima classe. Il sottordine è un formatore, è un educatore e collabora con lo staff classe e la formazione degli allievi,
sia dal punto di vista etico che di quello addestrativo e militare.